presentazione del libro pastorale digitale 2.0 è stata patrocinata dall'Ufficio Comunicazioni Sociali Nazionali e dal Comune di Sora, visto proprio lo spessore culturale e la grande validità sociale di questa iniziativa. Quindi io vorrei lasciare la parola proprio al sindaco del Comune di Sora, Ernesto Terzigni. Comunque faccio volentieri il saluto a tutti quanti, un grazie a Don Gerardo per l'ospitalità e un grazie anche a Riccardo Pedricca per aver profuso tante sicuramente energie nella stesura di questo libro. Condivido quello che ho letto, hai rilasciato una intervista in cui dice che ci troviamo in un periodo in cui c'è una stampa malata ed accelerata. Io condivido perfettamente questo tuo pensiero. E mi veniva in mente proprio mentre ascoltavo Ilaria del film di Orson Welles del 41, dove l'autore diceva, il protagonista diceva: io sono un'autorità nel farti pensare quello che voglio io. Appunto era quarto potere, perché la stampa è un potere enorme. Allora, se questa stampa in effetti, e da allora non credo che non sia mai cambiata come indicazione, come volontà di farci pensare veramente quello che vogliono loro, ecco, l'auspicio è che si raggiunga con il tuo sito, anche con le informazioni che date voi con la pastorale, delle notizie che siano oggettive, che non ci portino lì dove volete voi. Allora io sono sicuro che è così, anche perché viene fatta da persone di una certa cultura e anche di un certo spessore, quindi anche morale. E quindi sono sicuro che su questo sito della diocesi potremo veramente aggiornarci e quindi trarre spunto delle notizie, ma anche avere il libero arbitrio di pensare e poi di giudicare da noi. Quindi grazie a tutti quanti voi per l'impegno, ringrazio tutto lo staff che è coordinato da Don William, dove anche Riccardo svolge un'attività, un'azione veramente importante, e grazie per quello che farete e quello che state facendo. Il volume Pastorale Digitale 2.0 è già presente nelle migliori librerie di tutta Italia e sta riscuotendo davvero un grandissimo successo. Sicuramente il merito va all'autore Riccardo Pedricca, che nei 50 piccoli capitoli che costituiscono questo volume riesce a raccontarci l'importanza di un cammino di arricchimento sia culturale che umano. Un cammino che, utilizzando le parole del collega Gianni Fabrizio, addetto stampa diocesano, diventa un'esplosione di fede e di sentita adesione alla Chiesa. Ma la pastorale digitale non è solo questo volume. Essa scaturisce, nasce dall'incontro Internet è un dono di Dio, avvenuto nel 2014. Da lì nasce l'idea di creare un team che a 2 anni dalla Costituzione conta oltre 70 membri, numerosi professionisti, dai fotografi ai giornalisti ai cameraman e tanti collaboratori. E questa pastorale digitale riesce quotidianamente a raccontare la vita della diocesi e a crescere insieme a tutti i fedeli, ovviamente nella condivisione e nella fede. Ma a raccontarci tutto questo sarà Don Alessandro Rea, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, nonché direttore del settore web della pastorale digitale. Buonasera a tutti. Ilaria ha largamente esposto quello che è in realtà forse il discorso principale che avevo in mente. Di tutte le cose belle si fa sempre un po' il cronico, no? Quindi si torna un po' nei punti salienti della storia. È vero che noi siamo nati solamente da 2 anni, però l'origine che ha fatto scaturire questo è stata l'idea di parlare e soprattutto di esporre la notizia per quella che è, cioè verità. È stato detto la stampa malata, accelerata, ovviamente anche come quarto potere, ci ha ricordato il nostro sindaco, e effettivamente noi pensiamo ogni cosa come un valido strumento di possesso delle menti, come ad esempio è la stampa, lo vediamo ai telegiornali, lo vediamo ovviamente a tutti i mass media. Noi invece no, non,
non vogliamo assolutamente pensarla in questi termini. Di tutte le esperienze che noi facciamo convogliare nel sito, attraverso i social, vogliamo restituire la verità della nostra esperienza. Una verità che significa semplicemente esperienza. Noi viviamo determinate cose e viviamo per quello che sono. Quindi qualsiasi esperienza, piccola o grande, parrocchiale, assembleale, diocesana, è quella che vedete. Le foto che vedete, il testo scritto che vedete, il più reale possibile, perché di tutto questo discorso religioso noi ne vediamo effettivamente la reale costituzione come volontà di più persone che credono e quindi condividono. L'idea originaria, facciamo qualche cosa di diverso. Io stesso scrivevo sul giornale, su Avvenire, qualche volta sul Nazionale, comunque sulle pagine diocesane. C'è bisogno di rinnovamento, c'è bisogno di farci conoscere, c'è bisogno di arrivare in ogni angolo e far capire come è fatta la nostra diocesi, per dare comunque esempio. Se in un mondo ci sono le bad news, cioè le cattive notizie, noi proponiamo le good news, cioè le notizie buone. Notizie di fede, notizie soprattutto quando si è aperto il discorso anche del collegamento col Burundi, c'è stata una fortissima voglia di sapere. La Chiesa allora si muove verso, non richiama solo nei luoghi di culto, nella maniera tradizionale, ma soprattutto la Chiesa va verso tutti, sia gli ultimi, sia i vicini, sia lontani. Questo per noi è stato, grazie a Riccardo, diciamo, la maniera di dire quanto è aperta la Chiesa. Non era esattamente un gioco, era una proposta. Non sapevamo che saremmo arrivati così lontano. E soprattutto con una così grande disponibilità dei membri, che chi un po' più sinteticamente, chi più sporadicamente, chi invece con un lavoro veramente di massiccio collabora per far questo. Gruppi volontari, gruppi che non hanno assolutamente nessuna retribuzione economica. Siamo diventati tanti perché credo che dietro c'è il giusto spirito, e questo è mantenuto soprattutto nelle pagine di questo libro. Riccardo ha voluto semplicemente riportare la bellezza di questo nuovo itinerario, oserei dire di fede. Con i mezzi della comunicazione parliamo del Vangelo, parliamo di Dio, parliamo dell'uomo che cerca Dio, parliamo di tutte quelle esperienze che ci portano a pensare che la nostra è una vita spesa e spesa bene. Queste non sono notizie che fanno cronaca, se non cronaca religiosa, e questo lo dobbiamo soprattutto all'impegno di tutti noi. Io, in una piccolissima parte di tutto quello che è l'organico di Pastorale Digitale, ma soprattutto con il grande grazie della condivisione che voi, e qua si vede la platea è sintomatica di questo evento, guardiamo, osserviamo, ci riempiamo gli occhi e ci riempiamo il cuore, perché Dio fa questo, fa ogni cosa bella se c'è il giusto spirito, e questo a noi insomma fa piacere.